molto bene. L'esplosione si è sentita ed è anche stata bella. Significa che ci deve essere una bella cavità. E da quello che riesco a sentire è una cavità che non è disabitata, anzi tutt'altro. Credo proprio che ho trovato una bella caverna e ci sono ospiti. Quindi dovrò fare un po' lo spazzino e ripulire per bene tutta la merda che sta scrostando, deve essere scrostata. Per cui adesso vediamo di fare un po' di pulizia nel modo più rapido possibile. È più rapido di così si muore. Comunque io continuo a sentire ospiti. Per cui vediamo di costruirci altri gradini, di mettere in sicurezza tutta questa zona, illuminarla a dovere e poi dopo che ho finito la mia costruzione di scale mi potrò dedicare con calma a sfoltire tutte le teste di cazzo che probabilmente stanno rintanate qua sotto. Quel baby zombie me lo farò con calma dopo. Tanto penso che rimarrà bloccato lì per un pezzo, almeno finché non finisco di mettere la zona in sicurezza. Devo ammettere che la mia idea di continuare a scavare e non accontentarmi solo dei tesori che mi offriva la piramide è stata un'ottima idea. Sicuramente sotto questa piramide doveva nascondersi qualcosa di prezioso. Sì, è vero, nella piramide ho trovato ossa, oro, un pezzo di ferro, diamanti. Secondo me è poca roba rispetto a quello che sicuramente troverò qui. Qui di certo troverò altro ferro, altro oro. Magari potrei trovare anche qualche lapislazzolo che mi sono molto utili per il tavolo degli incantesimi. E inoltre spero di trovare carbone, redstone e anche altri materiali, perché ritengo che mi possono essere utili. Anche se mi provare a fare qualche circuito di redstone e vedere che succede, sperando che non ci siano troppi problemi qua sotto. E infatti, porca puttana, vaffanculo, bene, andatevene tutte e due a fanculo, vi faccio diventare grossi piselloni verdi arrosto. Ci stanno qualche altro oro. Fanno cosa, andiamo a rompere il culo anche a quel baby zombie prima che chiami a raccolta altre persone. Giusto per sicurezza, Lo sta là. Crepa male tra le fiamme dell'inferno. Ok. Luce? Ok. Non mi sembra che ci siano altri ospiti. Comunque vediamo qui che c'è un cazzo, torniamo su. Ok, visto che mi trovo in questa zona, e questa mi sembra la zona più sicura rispetto alla... Io penso proprio che in questo punto mi farò un campo base. Cazzo messo. Ok. Adesso pianeggiamo il terreno e facciamo la nostra base. Sì, penso che costruire qui la base, diciamo, di stoccaggio delle merci e magari creo anche forme per fondere. E utilizzo questo posto come avamposto di lavoro. Tutte le merci, tutto quello che trovo, lo piazzerò tutto qua. Ecco qua.
credo che mi convenga creare degli scalini di pietra così da potermi muovere più agevolmente, senza dover fare una marea di salti ogni volta. Se pensa che sia la soluzione migliore. Costruisco i gradini, penso che vanno bene. Allora, non mi faccio un tavolo da lavoro. Lo piazzo qua. Già che ci sono, mi conviene farmi anche un po' di forni. Naturalmente dopo che ho fatto i gradini. Sembra logico. Sbagliato, devo correggere. Voilà, una bella scalinata. Pipistrella rompicoglioni. Mi ha fatto sbagliare a posizionare gli accidenti. Ecco fatto. Una torcia. Lo faccio per un senso estetico, sia chiaro, lo faccio solamente perché voglio sistemare bene le cose. Voglio muovermi voglio muovermi agevolmente nel salire, così sia per scappare o per muovermi, non ci sono troppi problemi. Ah, e adesso mi posso prendere questo ferro. Secondo me il vero tesoro non è quello che ho trovato nelle casse, ma è quello che troverò. Strapieno? Ok. Il vero tesoro non è quello che ho trovato nelle casse, ma il vero tesoro è quello che troverò qui. Qua certamente troverò un sacco di risorse che potranno essermi utili e probabilmente troverò anche un sacco di teste di cazzo a cui dovrò tagliare la testa. E sinceramente questa è la parte più divertente, massacrare tutti questi stronzi. Oro, lapislazzuli, ferro, che gran culo! Questa caverna, da quello che vedo, offre molte cose positive. Diamanti, ci sono diamanti? Bene, molto bene. Credo proprio che questa caverna me la dovrò sfondare ben bene. Dovrò allargare il culo a questa caverna come si allarga il culo a una vergine stretta. Mi divertirò un mondo. E devo dire che non ci sono troppi ospiti, per fortuna. Forse non ci sono lassù. Forse è meglio qui chiudere ed esplorare con più calma in seguito. Per il momento dedichiamoci alla raccolta. È sempre bello raccogliere il frutto del proprio duro lavoro. Mi auguro di trovare ben grosse quantità di ferro. Mi servirà per fondere il ferro. Penserebbe che questo livello sotterraneo mi sarà molto utile per molte cose. Ma prendo tutto il carbone che posso. Quelle ore, mamma mia, quanta roba. E no, mi devo fare una cassa. Mi devo assolutamente fare una cassa. E mi devo assolutamente mettere qualche cartello che mi indichi dove sta il campo base, perché ho paura che qua mi perdo. Quindi metto una freccia che purtroppo somiglia a una croce, come piace a mio fratello.
ma andiamo in cima e vediamo un pochettino cosa posso prendermi che mi possa aiutare. Una cosa che avrei dovuto fare è portarmi l'orologio per vedere quanto tempo c'ho, cioè che se è giorno e notte. Mettiamo a fondere i lingotti. La diorite la dobbiamo spostare, le cosa metto qui, questa, la renaria, penso che la renaria la utilizzerò per farmi i gradini e per mettere in sicurezza meglio la zona. La dinamite me la porto. Ecco la diorite levigata. Questa non mi serve. Sì, il latte lo posso lasciare. Non credo che ci siano stregoni qua sotto. Le ultime parole famose. Vabbè. Ma vediamo di farci delle casse. Penso che una doppia cesta me la dovrò fare per quanto riguarda i bauli, utilizzerò quelli là che ho fregato, una piramide, uno qui e uno lo porterò giù. Ma penso che praticamente sto facendo un ultimo lavoro, anche se non programmo il mio modo di agire, ritengo che sia un buon modo di lavorare. E già che ci sono, magari potrei crearmi un forno anche qui sotto, così dovrei evitare di fare su e giù come un coglione per andare a fondere eventuali risorse che trovo qua sotto. Che strella di merda, mi è venuto un accidente. Potrei ammazzarlo, ma mi sono accorto che quando ammazzi i pipistrelli alle caverne, i creeper, i zombie, tutti gli altri stronzi spawnano più rapidamente. Ok, vediamo un po'. Ok. Qua che c'è? Sento un rumore di acqua. Cascata. Bene, qui c'è arenale, dove c'è ghiaia, dove c'è ghiaia c'è acqua. Altra cascata. Con risorse sotto. Io vorrei capire per quale cazzo di motivo mi telefonano sempre quando sto facendo qualcosa di importante. Ah, che palle. Comunque, sto mettendo meglio in sicurezza questa situazione. Qua ci stanno un sacco di risorse e io penso che mi occorrerà tempo per poterle. Mi chiedo qua sotto dove si arriva. Probabilmente scenderò a vedere, ma non adesso. Beh, questa esplorazione è andata molto bene, ci stanno molti materiali, ci stanno molte cose utili, ci sta molto da divertirsi, per cui ritengo che dovrò passare molto tempo in miniera. Non so se vi faccio vedere tutto il mio scavaggio. Potrebbe interessarvi, potrebbe non interessarvi, potrebbe ammollarvi un sacco di rotture di palle. Speriamo che non ci sta l'acqua qua sopra, che se no vi faccio un bagno caldo e la cosa non mi piace molto. Preferisco la doccia fredda che il bagno caldo. Comunque, di carbone ne sto trovando molto, per cui per il momento problema torce e forno non c'è. La nuova versione 1.8.0 ti permette di trovare grosse quantità di granito, grosse quantità di diorite, grosse quantità di andesite.
Anche se sinceramente, come ho detto già in passato, a parte utilizzarle come materiale da costruzione, non riesco a trovare un utilizzo pratico. Non ne posso fare gradini, non posso fare blocchi, posso fare solo i blocchi, non posso fare nient'altro. Quei diamanti là proprio, me li vorrei andare a prendere adesso comunque. Per il momento devo pensare a raccogliere tutto quello che devo raccogliere qua. No, ci sta fermo, ci sta ora la pizzazzo, ma che quanto lavoro. Il problema è che sto anche da solo a dover fare tutto questo lavoro. Sì, potrei far venire mio fratello a lavorare con me, però lui ha la sua sedia, preferisco non pesargli ancora di più sui coglioni. Penso proprio che adesso li dovrò mettere un po' a costruire. In questo periodo si fa un gran parlare di Elena Celeste, del fatto che hanno ritrovato il cadavere, che l'hanno trovato tutto spaccato, mamma mia, che palle, è una donna che è stata, che si è suicidata, non capisco perché tutto questo clamore. Una donna che non poteva sopportare i suoi peccati, alla fine che ha fatto? Si è tolta la vita. Il senso di colpa di aver tradito il marito mi ha fatto venire voglia di uccidersi. Mi chiederete perché ho tutto due forni? Semplice. Mi scoccio e mi rompo le palle di dover fare altri forni, prendo questi due, li porto giù e li utilizzo per poter iniziare la fusione dell'oro e del ferro che ho trovato. Cazzo! No, la cronaca nera non è che mi interessa molto. Io preferisco più che altro la lotta nel fango. È molto più divertente. Mi piace molto vedere delle belle ragazze che si arrotolano nel fango e si agguantano come se fossero pesci in calore. La cronaca nera non fa per me. Quando ero piccolo ho visto persone uccise in vari modi, quindi non mi interessa più di tanto. Ormai sono completamente assuefatto alla morte e a tutti i risvolti che essa implica. Ormai se vedessi una persona morire davanti ai miei occhi non credo che mi farebbe né caldo né freddo. Sì. Sono cinico, ma penso che il cinismo è un modo pratico di vivere la vita. E adesso mi posso dedicare alla raccolta del ferro, sperando che... Ok, no, cazzo, sta sospeso nel vuoto, vabbè. Non fa niente. Una volta rotto scendo, lo raccolgo, ma ne faccio i gradini, ma faccio un passaggio. Non mi faccio, ma sta zona l'avevo già controllato, mi sbaglio. No, vabbè. Ok, qui non ci dovrebbe, no, e l'oro non lo posso rompere col piccone di pietra perché se no lo perdo, ci vuole il piccone di ferro. Il piccone di pietra lo posso utilizzare per il ferro. Cazzo, la lava, meno male, non si muove, la lava ferma. Ok, posso tranquillamente prendere tutto il ferro che mi serve. Un po' di granito, un po' di petrame, sto facendo un casino, sto raccogliendo di tutto senza un minimo criterio e se continuo a fare tutte ste... Cazzo, la lava! E no, mo la lava mi sta incominciando a rompere i coglioni, la devo sistemare. Quindi, questo che blocco qua, ok. Togliamoci di mezzo questo. E mi sa che dovrò... mettere un altro blocco per bloccare, sennò si fotte quelle... Oh cazzo! Stronzo! Si è ammazzato con la lava! Oh, che stronzo!
Bene, 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 benissimo, molto bene, ok. Va bene, meglio così, in questo momento così, ecco, fatto. Quasi praticamente se viene qualche altro rompicoglione, viene arso vivo. Questa lava da questo punto di vista mi ha aiutato parecchio. Ok, e adesso che faccio? Sarebbe una cattiva idea andare a vedere che cosa ci sta oltre questo piccolo fiumiciattolo di lava. Se faccio attenzione non avrò bisogno di cose. Ok, bene, questo qui, ok. Penso che posso muovermi anche così. Vabbè. Ritengo che... posso raccogliere l'oro. Raccolgo anche i lapislazzoli, probabilmente, nuovo faccio. Però sinceramente di andare in quel cunicolo pieno di lava, una cosa un po' nevoletta, sinceramente penso che lo farò. Ma probabilmente non oggi. Adesso voglio andare a fare qualcos'altro. E tra le varie cose che voglio fare adesso, devo fare anche una grossa pisciata. Per cui, presumo che il gameplay lo concludo qui. Mentre fondo e faccio praticamente.